Sento dei rumori di là. Ho sentito dei rumori qua. Bene, siamo venuti qui. Eri tu che provocavi dei rumori? Sei in questa stanza? Sei stato tu a provocare questi rumori? Puoi rifare, per favore? È inquietante. Il silenzio assoluto non esiste, se non nello spazio siderale. Anche da soli siamo soggetti al suono del nostro respiro, ai rumori strutturali tipici delle abitazioni, eppure, qualche volta, si ha la sensazione di non essere soli. E certi colpi sembrano essere fatti di proposito. Suggestione? La tiptologia è la forma più semplice di ricezione delle comunicazioni di tipo medianico e consiste nella traduzione in parole e in frasi dei colpi battuti dai piedi di un tavolo o di un altro mobile. Per quanto la voga dei tavolini parlanti si sia diffusa soprattutto nei primi tempi del movimento spiritistico, pratiche del genere sembrano assai più antiche e se ne ha notizia, esempio in Ammiano Marcellino o in Tertulliano. Il castello di Cafaggiolo appartenne alla famiglia dei Medici fino alla metà del XIV secolo e fu ristrutturata da Michelozzo su incarico di Cosimo il Vecchio, in una data molto incerta tra il 1428 e il 1451. Attorno al perimetro murario esterno, un camminatoio sostenuto da beccatelli è tipico delle residenze medicee di quell'epoca, come il Trebbio e il Careggi. L'impianto più rinascimentale è invece l'ordinazione originaria dei giardini, i poderi, le strade, le fontane e i boschi attorno alla villa. La struttura ebbe quindi un triplice ruolo tipico delle ville e fortezze. Struttura militare difensiva, posta strategicamente sulla via tra Bologna e Firenze. Centro economico importante al centro del 31 fattorie e di un'imponente produzione agricola e luogo ameno di riposo e svago rispetto alla routine cittadina. Abitata in genere nel periodo estivo, fu amata da Lorenzo de' Medici, che vi risiedette nell'adolescenza e vi ospitò spesso la sua corte di filosofi umanisti, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e Agnolo Poliziano. Secondo le tradizioni, qui Lorenzo compose il poemetto intitolato La Nencia da Barberino, dedicato a una bellezza del luogo. Nel 1537 la villa divenne di proprietà del duca Cosimo I, che l'ampliò e vi fece realizzare un gran arco murato, cioè una riserva di caccia, dove animali rari potevano scorrazzare in libertà. Il ruolo della villa, come casino di caccia, fu ancora più sottolineato dai figli di Cosimo, come Francesco I e Ferdinando I, che vi soggiornavano solitamente nei mesi autunnali. Nel 500 furono apportate alcune modifiche all'aspetto della villa, tra cui l'aggiunta di un corpo edilizio con loggia sul retro della villa. Durante il periodo dei Lorena, la villa non fu alienata, a differenza di altri possedimenti, ma continuarono a usarla per la villeggiatura.
Qui venne anche attrezzata la sosta per il nascente servizio postale. L'appena costituito Regno d'Italia aveva fatto convogliare tutti i possedimenti delle famiglie regnanti degli antichi stati italiani alla Casa Savoia. Nel 1864 la villa fu venduta ai principi borghese. La storia di Dianora. Don Pietro de' Medici, il figlio minore del Granduca Cosimo I, fu una delle personalità più fosche di tutta la storia del casato mediceo. Viaggiò in Spagna, dove prese l'epiteto di Don, e nessun cronista ci risparmia la sua cattiva fama di persona violenta, viziosa, prepotente e scialacquatrice. Nel 1576 si sposò con Dianora di Toledo, sua cugina da parte di sua madre Eleonora di Toledo. La loro storia amorosa non fu felice. Due persone di indole completamente diversa, alla raffinata damigella Pietro avrebbe preferito la compagnia di donne di malaffare, scelte come amanti. Abbandonata al suo destino, la sposa iniziò a frequentare per caso il gentiluomo Bernardo Antinori, appartenente a una nobile famiglia fiorentina. Traditi da alcune missive intercettate, furono scoperti da Pietro, che decise di liberarsi una volta per tutte di quella moglie che era un ostacolo alla sua vita dissoluta e motivo di infamia. Scelse il modo più brutale. Rimasto solo con essa nella villa di Cafaggiolo, la soffocò con le sue stesse mani tramite un asciugatoio, come notano i documenti dell'epoca. In seguito fece voto di non sposarsi più in espiazione del luxoricidio. Amici del gruppo di ricerca paranormale Imola, ci troviamo al castello di Cafaggiola, in provincia di Firenze. Qui dentro, questa notte, il gruppo di ricerca effettuerà un'indagine. Andremo alla caccia di un presunto spirito di nome Dianora, che è stata moglie di uno della famiglia dei Medici e a quanto pare sembra che sia stata assassinata, soffocata nel letto nuziale. Bene, questa sera insieme all'ARPA Investigazioni faremo luce su questo mistero, quindi seguiteci. E vi faremo vedere in che stato indagheremo. Ora mi potete vedere perché c'è attivo il night shot della telecamera, quindi la telecamera all'infrarosso. Però quello che vediamo noi realmente è questo. Spingo. Eccoci. Mi vedete? Ecco, noi indagheremo questa notte in questo modo. Era giusto per farvi capire in quali condizioni svolgiamo le indagini. Avvicinate con lo strumento con la lucina rossa. Sei una donna? Sei un bambino? Una bambina? Thank you.
C'è qualcuno qui insieme a noi? Vuoi manifestarti in qualche modo? Come ti è più semplice? Batti un colpo. Batti un colpo da qualche parte. C'è qualcuno in questo castello? Oltre a noi? Troviamo nella zona delle scale e parto con le domande. Ehi là! Allora c'è qualcuno qui insieme a noi? Ormai dovresti conoscerci. Sento dei rumori di là. Bene, siamo venuti qui. E tu che provocavi dei rumori? Sei in questa stanza? Sei stato tu a provocare questi rumori, lo puoi rifare per favore? Hai catturato la nostra attenzione. Batti un colpo. Ti trovi degli oggetti su quell'asse, su quella trave. Ti puoi avvicinare a uno di quelli? Non ti fanno del male. Toccali. Avete sentito? Sì. Ok. Allora. Bene, hai catturato la nostra attenzione, quindi i colpi che ho sentito prima eri tu. Ok, allora, visto che ti esprimi con i colpi, cerchiamo di parlare con te. Un colpo per sì, due colpi per il no. Conoscevi Dianora? Sei Dianora? Sei un uomo? È un uomo. Hai vissuto qui? Si risponde. Non ha vissuto qui, erano due colpi comunque. Due colpi? Sei morto qui? Sì. Hai vissuto in questo castello? Sei stato ucciso? C'è qualcuno qui insieme a noi? Batti un colpo.
di lì. Sei stata uccisa? Sulla strada del ritorno il pensiero va all'anomalia riscontrata. Per quanto si provi ad essere razionali, resta sempre un alone di mistero. Rimane la magia di aver forse preso contatto con l'arcano e l'incanto di aver avuto l'opportunità di indagare in un luogo ricco di fascino e storia.